Amici della Chat Live, benvenuti e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento settimanale con gli approfondimenti dal mercato dei certificati di investimento. Questa settimana la Germania tiene sotto scacco i mercati azionari europei, inevitabilmente anche il mercato dei certificati di investimento italiano. Una storia a lieto fine, una decisamente no, parliamo di Deutsche Lufthansa e di Wirecard, che sono gli argomenti di questa settimana. Ne parleremo direttamente con Pierpaolo Scandurra, dopo aver visto insieme i numeri della settimana. Mercati azionari chiudono l'ottava con il segno rosso, lettera sia in America che in Europa, con ribassi dell'ordine di 2 punti percentuali. Dow Jones maglia nera con una perdita di poco superiore al 2,5%, top performer ancora una volta il Nasdaq a meno 1. Tra le notizie principali della settimana, Trump riapre la guerra dei dazi e questa volta tocca al vecchio continente. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di nuovi prodotti dell'UE e britannici per 3 miliardi di euro che potrebbero arrivare fino a 7,5 miliardi. Risposta attesa per la prossima settimana da parte dell'UE allo studio dazi su prodotti americani per oltre 15 miliardi di euro. Gioca su più tavoli il presidente americano anche in vista delle elezioni presidenziali di fine anno. Rimane aperto e sempre d'attualità anche l'asse USA-Cina. Stress test in America. La Federal Reserve bacchetta le banche statunitensi dopo gli stress test effettuati su 34 istituti finanziari. La Fed ha scoperto che gli istituti sotto esame potrebbero registrare fino a 700 miliardi di dollari di perdite complessive. A seguito di questa analisi, la Fed ha annunciato che metterà un limite ai pagamenti dei dividendi delle grandi banche e vieterà i buyback almeno fino al quarto trimestre, dopo aver constatato che gli istituti potrebbero subire perdite di capitali significative nello scenario di contrazione economica. In Europa parla Christine Lagarde, secondo il numero uno della BCE, probabilmente abbiamo superato il momento peggiore della crisi, ma restano presenti sempre i timori per un'eventuale seconda ondata dell'epidemia. La BCE, assieme ad altre banche centrali globali, è pronta a una risposta imponente di fronte alla crisi economica innescata dal coronavirus, incluso un allargamento ulteriore degli asset accettati come garanzie a fronte della liquidità erogata. Lagarde ha anche aggiunto che probabilmente abbiamo passato il punto peggiore della peggiore crisi in tempi di pace. Per quanto riguarda lo spread e le variabili che più influenzano il comparto dei certificati di investimento, partiamo con lo spread BTP Bund, che interessa in modo particolare i certificati a capitale protetto incondizionato. Spread che si attesta a quota 177 punti base in linea con i valori dell'ultima settimana. Guardando alla volatilità per quanto concerne i certificati a capitale protetto condizionale, sale il VIX a quota 34,86 punti percentuali, raggiunge il valore del VSTOXX a quota 35%. Guardando alle performance settimanali dei sottostanti dei certificati di investimento, tra i flop della settimana non poteva che esserci il titolo Wirecard, con la storia dell'ex gioiello tedesco della fintech che si chiude nel peggiore dei modi. Male anche il comparto delle aviolinee con American Airlines che lascia sul terreno il 22%, EasyJet meno 18%, United Airlines meno 12,5%. Top performer della settimana il titolo Cattolica Assicurazioni più 32%, la borsa premia così l'ingresso nell'azionariato di assicurazioni generali che sale al 24,4%. Oro che non arresta la sua corsa e aggiorna i massimi degli ultimi 8 anni e traina il settore aurifero che catalizza la quasi totalità delle migliori titoli della settimana. New Gold più 16%, Anglo Gold più 10%, Eldorado Gold più 6%, Kinross Gold più 6%. Guardando infine alle ultime emissioni questa settimana, sono arrivati sul secondario 73 nuovi strike, i certificati quotati salgono così a quota 7.668. Amici, allora eccoci ritrovati, settimana sicuramente particolare per i mercati e soprattutto di quello europeo. Come anticipato, ci sono due i temi che hanno caratterizzato la settimana, uno è quello di Lufthansa, uno, ahimè, è quello di Wirecard. Vediamo cosa è successo, abbiamo con noi direttamente Pierpaolo Scandurra. Ciao Pierpaolo. Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
Allora, Pierpaolo, settimana decisamente di alta tensione sui mercati e soprattutto sul comparto dei certificati di investimento. Una storia è andata a lieto fine, quindi ti chiedo inizialmente cosa è successo a Lufthansa questa settimana e come si è concluso anche il piano di salvataggio europeo. Sì, ricordiamo che Lufthansa, come un po' tutte le compagnie aeree a livello mondiale, sta soffrendo del coronavirus, in particolare del lockdown, quindi una grave crisi finanziaria che è stata affrontata dal governo tedesco con una proposta di un piano di salvataggio di ben 9 miliardi di euro, con una serie di misure previste all'interno di questo pacchetto, tra cui una partecipazione del 20% all'interno dell'azionariato di Lufthansa da acquisire con un prezzo di 2,56 euro, di 2,56 euro ad azione rispetto ai circa 10 euro di quotazione corrente. Questo piano è stato proposto circa un mese fa, è stato approvato anche dall'Unione Europea. Sembrava potesse andare tutto liscio finché quando, non più di una settimana fa, il principale azionista di Lufthansa, Herman Thiele, attraverso la sua controllata, la KB Holdings, ha fatto sapere che non avrebbe dato il via libera o comunque si è mostrato contrario a questo piano di salvataggio. In particolare era molto critico proprio sull'aspetto che riguardava l'entrata all'interno della capitale da parte del governo con una cifra così stracciata. C'è da dire che Herman Thiele era entrato all'interno del capitale di Lufthansa in maniera importante proprio nelle ultime settimane, aumentando la sua partecipazione al 15%. Cos'è che ha creato apprensione? Il fatto che è stata indetta un'assemblea straordinaria per il 25 giugno e a questa assemblea l'unico punto all'ordine del giorno era appunto l'approvazione del piano di salvataggio. Il problema è che si sono registrati comunque veramente pochi azionisti, non più del 40% degli aventi diritto, e pertanto, non avendo raggiunto la soglia minima del 50%, per poter essere approvato il piano sarebbe stata a quel punto necessaria almeno una maggioranza di 2/3. Dal momento che Herman Thiele possiede il 15% delle azioni, il suo voto era l'ago della bilancia. Si è andati avanti praticamente con una partita a scacchi fino a poche ore prima dell'assemblea straordinaria, e che per fortuna si è conclusa con un esito positivo, un plebiscito del 98% a favore del piano di aiuti. Questo perché lo stesso Thiele si è reso conto che, insomma, forse le sue richieste non potevano essere accolte. Il governo, attraverso i suoi ministri, il ministro delle Finanze e dell'Economia, avevano fatto sapere che non avrebbero rilanciato rispetto a quanto già proposto. Pertanto, poi, proprio l'ultimo giorno, un'intervista rilasciata all'Allgemeine Zeitung, Thiele ha approvato, e quindi poi all'assemblea il voto è stato positivo. La reazione è stata immediatamente molto positiva anche per il titolo in borsa. Poi, nell'ultima seduta della settimana, invece, un calo del 5%, anche perché ovviamente questo era l'unico modo per rimanere in vita. Adesso, però, i problemi naturalmente non sono del tutto risolti. Però, come giustamente abbiamo scritto nel titolo, una storia per ora lieto fine, perché quantomeno si è tirato un sospiro di sollievo per quello che riguarda Lufthansa e l'intero settore aereo. Ecco, diciamo che l'intervento su Lufthansa, ecco, chiude il cerchio su tutti gli interventi da parte degli stati sulle compagnie di bandiera. Non per ultimo c'era stato anche pochi giorni fa e oggi si è concluso quello di KLM con il governo olandese che ha comunque messo nuova liquidità sul titolo. Anche in America, American Airlines era stata comunque garantita anche l'aiuto da parte degli Stati Uniti, quindi ecco, diciamo un'operazione di protezionismo, se così vogliamo parlare, sulle compagnie aeree che chiude il cerchio con l'ultima big. Ecco, quindi io ti lascio la parola con la domanda che insomma più sta caratterizzando anche il nostro lavoro di sostegno agli investitori che comunque ci chiedono cosa succederà ora a Wirecard. Ecco, quello che ti chiedo è quello di ripercorrere un po' quello che è successo sul titolo, che ricordiamo, una stella del fintech europeo finita male. Ecco. Quindi Paolo, a te la parola per ripercorrere gli ultimi momenti, anche se spero di no, di questo titolo. Beh, allora, naturalmente cosa succederà da domani, insomma, da domani in poi, ancora evidentemente non è possibile saperlo. Comunque noi abbiamo cercato un po' di ripercorrere le tappe di quanto è accaduto, anche perché ricordiamo che Wirecard è un titolo che interessa molto da vicino
anche gli investitori certificati, pertanto già avevamo lanciato uno speciale la scorsa settimana della nostra chat live. Oggi abbiamo deciso di dedicare l'intero appuntamento a questo tema. Allora, ripercorriamo un po' le tappe di quello che è accaduto, partendo da appunto ricordare che Wirecard è una società specializzata in pagamenti elettronici, quindi una società del fintech che è stata per lungo tempo un fiore all'occhiello della Germania e che quindi in qualche modo ha anche un po' stravolto quelle che sono state le attività industriali di una Germania che fino a poco tempo fa non era così predisposta al fintech. Nel 2017, quindi parliamo chiaramente già di un bel po' di tempo fa, in realtà la stessa Wirecard ha iniziato ad avere qualche problema, anche se poi lo scandalo non ha riguardato evidentemente questa vicenda, perché già nel 2017 Wirecard, attraverso il Wirecard Bank, quindi il braccio bancario, è finita nello scandalo Paradise Papers, è stata accusata praticamente di offrire dei conti offshore ai gestori di gioco d'azzardo illegale in Germania. Quindi già all'epoca, nel 2017, si era iniziato a raccontare qualcosa di non propriamente positivo. Comunque nessuno ha fatto nulla, la storia è finita sotto traccia, insomma non si è fatto nulla. La società ha continuato a crescere, a beneficiare dell'appoggio indiscriminato, insomma anche da parte del governo, della BaFin, insomma come dicevamo un fiore all'occhiello. A settembre 2018 ha toccato un massimo storico a 199 euro di quotazione, e quindi a settembre 2018 ha preso il posto all'interno dell'indice DAX della Commerzbank, e quindi società che ha iniziato a crescere appunto in maniera esponenziale anche in termini di capitalizzazione. Entrando nell'indice DAX c'è stato poi l'ingresso dei fondi, perché quando sei una società del principale indice azionario del paese evidentemente rientri anche all'interno di tutti i benchmark di riferimento dei principali fondi azionari. Tra la fine del 2018 e i primi del 2019 il Financial Times ha iniziato a far trapelare qualche indiscrezione a proposito di qualche irregolarità sui conti, però anche lì diciamo che non è stata presa molto sul serio, o almeno, anzi, diciamo che è stata presa talmente poco sul serio che la stessa BaFin, che ricordiamo è la Consob, l'equivalente della nostra Consob, ha vietato per 2 mesi le vendite allo scoperto sul titolo Wirecard, una misura eccezionale per un singolo titolo, non era mai accaduto, l'ultima volta era accaduto nel 2008 per l'intero settore bancario, ma non era mai accaduto per un singolo titolo, e la stessa BaFin, oltre chiaramente ai vertici di Wirecard, hanno minacciato azioni legali contro gli speculatori e i giornalisti, addirittura denunciando penalmente i 2 giornalisti del Financial Times che avevano lasciato, insomma, avevano scritto qualcosa a proposito di possibili irregolarità. Quindi anche in questo caso, fine ottobre 2018, primi 2019, nonostante qualche indiscrezione, tutto va a gonfie vele. Ad agosto 2019, qualche mese prima, insomma, ottobre 2019, ad agosto Moody's ha assegnato il rating a Wirecard, un rating a lungo termine di Baa3, e la capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 20 miliardi di euro. Quindi ad agosto 2019, poco meno di un anno fa, praticamente il titolo continuava ad essere assolutamente tra i preferiti, e quindi continuava ad essere un titolo estremamente attraente un po' per tutti. A ottobre 2019 qualcosa è iniziato a non andare troppo bene e il titolo ha perso, ma dai massimi circa la metà, scendendo a 100 euro di quotazione. Tuttavia il movimento è stato interpretato come un movimento correttivo all'interno di un trend che era stato incredibilmente rialzista, quindi questo non ha lasciato particolarmente, cioè particolari scie, e soprattutto non ha destato particolari sospetti. Tra l'altro a ottobre 2019, e quindi in particolare poi a novembre c'è stato l'effettivo lancio, Wirecard ha lanciato un bond, un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro con scadenza 2024, con cedola allo 0,50% annuo. Praticamente non voglio dire che è un po' come il Bund, ma veniva quindi vista dal mercato come una società investment grade, quindi meritevole di una
di un rating e quindi anche di una considerazione elevata, pertanto cedola molto molto bassa e bond che è andato praticamente a ruba. Pertanto anche sotto questo punto di vista, fino ad ottobre-novembre 2019, nulla da dire. Secondo trimestre 2019, nell'azionariato di Wirecard c'erano BlackRock con oltre 5 milioni e mezzo di azioni e Deutsche Bank con oltre 3 milioni e 300 mila, salita oltre 7 milioni di azioni nella seconda parte dell'anno. Quindi siamo ancora da fine 2019 con le principali banche e i principali azionisti che incrementano le loro quote all'interno dei fondi, non solamente per quello che dicevamo prima a proposito del benchmark di riferimento dei fondi, ma proprio ci si credeva e si continuava quindi a comprare Wirecard. Ottobre 2019 esce sul Financial Times un articolo che non è più una semplice indiscrezione, ma vengono pubblicate proprio delle prove che qualcosa non andava nei conti di Wirecard, ma anche a fronte di questo articolo del Financial Times praticamente non accade nulla. La BaFin continua a dire che va tutto bene, che i sistemi di controllo e di vigilanza in Germania sono assolutamente irreprensibili e quindi nessuno fa nulla e si va avanti. Considerato anche che il revisore dei conti, la Ernst & Young, ha certificato i bilanci degli ultimi anni praticamente senza mai rilevare grandi problemi. Si è arrivati poi a febbraio del 2020, quindi parliamo di circa 4 mesi fa, quando forse non potendo più far finta di nulla, Ernst & Young fa trapelare dei dubbi sulla veridicità di un deposito di 1,9 miliardi di euro che sono stati messi a bilancio come accantonamenti, ma che in realtà poi non si trovavano. Quindi a febbraio comincia ad esserci qualche sospetto, e qualche, forse un po' più di qualche sospetto. Il titolo subisce una discesa in borsa anche abbastanza significativa, ma recupera brillantemente sull'attesa che il 18 giugno ci sarebbe stata poi la presentazione del report annuale e quindi sarebbe stato chiarito anche quanto stava accadendo. Insomma, diciamo che fino a febbraio 2020 qualcosa si poteva immaginare che non andava, ma né la BaFin, quindi l'equivalente della Consob tedesca, né tantomeno i revisori incaricati, né praticamente nessuno ha fatto qualcosa più che semplicemente magari ipotizzare che potesse esserci qualche problema. Quindi il titolo continuava ad essere nell'indice DAX, naturalmente continuava ad essere acquistato, pertanto questo per dire che chi eventualmente in queste settimane, in questi mesi dovesse, ma magari fino a febbraio 2020, dovesse aver deciso di acquistare titoli Wirecard tramite titoli azionari direttamente o tramite certificati, francamente non mi sento di colpevolizzarlo, perché se comunque persone con strumenti e mezzi ben più attrezzati di quelli che può avere un singolo investitore ha continuato a garantire la veridicità dei bilanci e a certificare che tutto andava bene, che colpa può avere il singolo investitore? Comunque siamo arrivati poi a poche ore dalla pubblicazione dell'annuncio nel report e Wirecard tramite i vertici fa sapere che questi 2 miliardi di dollari, quindi 1,9 miliardi di euro, non si trovano. Quindi praticamente a poche ore dall'annuncio scoppia la bomba e quindi siamo arrivati praticamente a questi giorni. Due banche delle Filippine che erano state indicate come potenziali depositarie di questi 2 miliardi fanno sapere che non hanno mai avuto a che fare con Wirecard, pertanto incomincia a alzarsi il velo su questo scandalo finanziario che fa impallidire tonna e le nostre vicende Parmalat. E da lì poi cosa è successo? Insomma, un'escalation, naturalmente il titolo inizia a crollare in borsa, vengono arrestati il CEO Brown, poi rilasciato su una mega cauzione di 5 milioni di euro, l'ex CEO, cioè quello che insomma precedeva al comando Wirecard, e adesso le indagini stanno colpendo un po' a tappeto tutte le parti in causa, inclusi un alto dirigente contabile della Deutsche Bank e due esponenti della Ernst & Young, che a questo punto dovranno in qualche modo giustificare il perché di questa loro certificazione nel corso del tempo.
È scattata la corsa chiaramente da parte dei creditori, quindi sono nate le prime associazioni di investitori in Germania che hanno quindi anche denunciato penalmente, come dicevamo, la Ernst & Young. Ora l'attenzione si sta spostando tra l'altro anche sulla BaFin, perché lo stesso Scholz sta cercando un po' di riguadagnare quel minimo di fiducia, ammettendo che forse questo controllo non è stato così irreprensibile come stava dicendo. La capitalizzazione nel frattempo è crollata da 20 miliardi a 300 milioni di euro, il dato di fine settimana, e il titolo ha toccato un minimo 1,08, perdendo anche l'ultima seduta della settimana oltre il 60%. Altre cose che sono accadute durante la settimana, la più importante, oltre chiaramente al fatto che gli stessi vertici hanno ammesso che questi soldi non ci sono mai stati, praticamente Wirecard ha chiesto la procedura di insolvenza, quindi ha richiesto la protezione giudiziaria al Tribunale Fallimentare di Monaco, una sorta di Chapter 11 negli Stati Uniti. Non funziona esattamente allo stesso modo, ma comunque attualmente per mantenere in piedi le attività ha chiesto la protezione giudiziaria al Tribunale Fallimentare, e a questo punto il Tribunale Fallimentare dovrà nominare un amministratore. Non sarà una questione, immagino, di pochi giorni, tecnicamente insomma ci possono volere delle settimane, pertanto nell'attesa della nomina dell'amministratore il titolo sta continuando a quotare in borsa. I creditori naturalmente sono in fila, a partire da un consorzio di circa 15 banche, tra cui ABN AMRO, banche cinesi e tedesche, che hanno finanziato nel corso di questi anni la Wirecard con un credito revolving di circa 2 miliardi di euro, e al momento non hanno voluto peggiorare la situazione, anzi sono rimaste abbastanza spiazzate dalla richiesta di insolvenza da parte di Wirecard, perché non avevano voluto peggiorare più del dovuto, anche perché sono evidentemente creditori in questo momento, e quindi al momento non hanno ancora revocato del tutto queste linee di credito. Hanno anche valutato eventualmente un rinvio del rimborso per una sorta di ristrutturazione, ma al momento chiaramente hanno già incaricato delle società di advisory per cercare di ottenere quanto più possibile da un'eventuale liquidazione. Attualmente quali sono le ipotesi che si possono immaginare, quelle insomma le ipotesi possibili? Innanzitutto c'è chiaramente quella peggiore, quella del fallimento e del delisting, però per arrivare a questo bisognerà quantomeno attendere la nomina dell'amministratore, come dicevamo, difficile che si possa arrivare ad un delisting prima che venga nominato il liquidatore fallimentare e l'amministratore fallimentare. Tra l'altro c'è anche da dire che la procedura di insolvenza per ora riguarda essenzialmente Wirecard e non ancora la Wirecard Bank, che è una vera e propria banca che ha circa 1 miliardo e 700 milioni di depositi, e perché questa è sotto la giurisdizione della BaFin, quindi sarà lei a doversi pronunciare in merito ad un'eventuale procedura di insolvenza. E questo è ciò che è accaduto. Naturalmente le notizie nel frattempo si susseguono, insomma credo poi tra l'altro la cronaca sia abbastanza nota e quindi non andrei a raccontare oltre. Cerchiamo di capire adesso quali possono essere gli eventuali sviluppi anche in relazione al mercato dei certificati, perché chiaramente questa sarà una storia che verrà ricordata anche nel nostro segmento, quindi quello particolare dei certificati, perché Wirecard è stata utilizzata in questi ultimi mesi e anni come sottostante per 41 certificati, pertanto non è proprio un titolo che difficilmente ritroviamo nei portafogli degli investitori italiani, è una vicenda che tocca da vicino anche molti investitori italiani. Allora, Giovanni, i certificati quotati sono 41 e salvo un paio di questi, di cui uno in particolare che ha una struttura opzionale tale per cui sarà possibile beneficiare a scadenza del rimborso dei 1000 euro nominali per una particolare opzione definita One Star, che l'emittente Exxon ha avuto la fortuna, l'intuizione insomma di applicare a questa struttura, però gli altri stanno quotando a prezzi ormai decimali, quindi rispetto ai 100 o 1000 euro di emissione quotano con lo zero davanti, quindi 0, qualcosa. Infatti, no, sì. Per Paolo, così
ci confrontiamo un attimo. Non conosco le slide, però il senso è questo. I prezzi sono stracciati, ma conviene all'investitore liquidare la posizione o aspettare degli sviluppi sul titolo? Tutti, leggevo anche sui forum, ovviamente ricordano la vicenda Hertz, no? Che sotto Chapter 11 a sistema un rimbalzo che insomma portano le quotazioni da circa poco meno di mezzo dollaro a 6 dollari e mezzo, per poi insomma ritornare in area 1,5. Quindi è vero che ci si potrebbe aspettare, qualora il titolo non fosse delistato, un rimbalzo delle quotazioni. Però se uno pensa al fallimento, c'è una differenza tra liquidarlo prima o tenerlo in portafoglio aspettando sviluppi? Allora, guarda, fra poco risponderò alla tua domanda, perché abbiamo dedicato, appunto, tramite il nostro ufficio studi del CEDLAB, abbiamo realizzato tutto questo approfondimento, e quindi fra poco risponderò alla tua domanda. Però mi fa piacere che tu abbia parlato di Hertz, perché appunto ho visto anch'io, ho letto anch'io di insomma alcuni tentativi di mettere a paragone, a confronto le due vicende, però il problema è che le situazioni sono troppo differenti. Allora, è vero che Hertz è un titolo che sotto Chapter 11 è, appunto come hai detto tu, addirittura saltato del 500% al rialzo, permettendo a magari a chi era rimasto incastrato di ridurre i danni o addirittura di guadagnare se ha acquistato a prezzi bassi. Però ci sono due situazioni troppo diverse. La prima è che Hertz è stata costretta ad aderire, a richiedere al Chapter 11, quindi a questa forma di fallimento che però permette di continuare a lavorare, per una crisi finanziaria legata al lockdown. Cioè, in pratica, nessuno chiaramente viaggiava, nessuno noleggiava macchine, la società non ce l'ha fatta, e tra l'altro proprio nei giorni in cui aveva delle scadenze del rimborso dei prestiti. E il fatto che abbia poi beneficiato di questo improvviso rally è perché proprio nell'immediatezza della richiesta a Chapter 11 sono ricominciate a partire le prenotazioni dei voli aerei. Sono stati i giorni in cui le compagnie aeree, a partire da American Airlines, hanno registrato un rally di oltre il 70-80% e anche più. Quindi in scia alla risalita delle compagnie aeree si è vista l'opportunità, la speranza che ripartissero le prenotazioni anche per Hertz, e che quindi dal momento che il Chapter 11 era stato richiesto solo per la divisione americana, la possibilità di poter magari continuare in Europa a riprendere le attività e quindi un po' a risollevare le finanze. Inoltre, in quei giorni si stava in qualche modo ipotizzando che la Federal Reserve acquistasse anche i cosiddetti bond non necessariamente investment grade, ma quasi a livello di spazzatura. Quindi l'indiscrezione, che era un po' più di un'indiscrezione, faceva sì che anche i bond di Hertz, che in quel momento quotavano anche lì a pochi centesimi, potessero essere oggetto degli acquisti da parte della Federal Reserve nel piano di finanziamento e di sostentamento dell'economia americana. Pertanto lì ci sono stati dei motivi che hanno portato il titolo a rimbalzare, perché poteva esserci un'aspettativa di, appunto, di ripresa delle quotazioni o comunque di un finanziamento e un intervento da parte del governo. Qua abbiamo una situazione ben diversa: Wirecard non è fallita e non fallisce per colpa del lockdown, fallisce per colpa di una frode bella e propria, che è stata tra l'altro taciuta e accettata sicuramente anche da chi poteva e doveva vedere. Cioè, si fa veramente difficoltà a immaginare che questa sia una storia come magari il trader di una banca che fa sparire i 2 miliardi e poi è il capo espiatorio e viene condannato solo lui. Qui Brown non può aver fatto tutto da solo, pertanto soprattutto non può aver fatto tutto senza che nessuno se ne accorgesse. Pertanto, ecco, le differenze credo che siano evidenti. Comunque, fra poco vedremo anche un po' quello che è accaduto, però quello che può accadere ai certificati. Però prima voglio toccare un altro aspetto, che nella giornata di giovedì e venerdì, quindi in queste ore, ha chiaramente spiazzato gli investitori in certificati, ovvero il fatto che i prezzi dei certificati prima non abbiano consentito la negoziazione. E questo per un duplice fattore: prezzi chiaramente troppo bassi rispetto a quelli precedenti e quindi eccessivo spostamento, e regolamenti di borsa e di Euro TLX
che non permettevano gli scambi proprio per eccessivo spostamento tra il prezzo di riferimento e il prezzo dinamico. E quindi a meno di un intervento straordinario sulle bande di oscillazione, questi certificati quotati 10, 15, 20 euro rispetto a 100 o a 1000 non avrebbero potuto quotare. Perché invece nell'ultima giornata della settimana si è riusciti a scambiare i certificati, e vi racconterò dopo che cosa è accaduto? Perché ci sono stati appunto prezzi che sono scesi a 0, qualcosa. Quindi nel momento in cui il certificato è andato a quotare a decimali, lo spread, secondo gli obblighi di borsa, va ad allargarsi in maniera decisamente più elevata, fino ad oltre il 300%, per gli obblighi, cioè le oscillazioni permesse. E questo ha permesso la conclusione degli scambi finalmente a chi voleva eventualmente liquidare. Ma perché i certificati quotano adesso 0, qualcosa se il titolo ha perso il 95% o il 90% dall'emissione e che quindi magari hanno un teorico rimborso di un euro? Quotano così bassi per un problema legato alla volatilità. Quindi ricordiamo che nel mese di marzo abbiamo fatto diversi appuntamenti informativi per spiegare quanto la volatilità incida sul prezzo dei certificati, cioè una volatilità implicita che sale in maniera esponenziale crea una discesa dei prezzi di anche un 30-40% in più rispetto a quello che il sottostante può aver creato. Ecco, su Wildcard la volatilità implicita è schizzata negli ultimi due giorni al 600%, cioè si è passato in una volatilità implicita di oltre il 100%, che era già altissima, di maggio-giugno, al 500-600% di questi ultimi giorni. Ora, per spiegare un po' più tecnicamente, ma in maniera molto chiara, quando un titolo di sottostante di un certificato subisce un rialzo della volatilità di 10 punti percentuali, quindi la volatilità che sale da 10 a 20, che cosa succede? Il certificato, che è tecnicamente vega negativo, cioè soffre del rialzo della volatilità, subisce sulla base di un apprezzamento della volatilità di 10 punti percentuali una diminuzione di circa 4-5 punti percentuali mediamente, poi a volte 3 punti, a volte 5, comunque si perdono quindi a volte 3 o 5 punti solo per il rialzo della volatilità. Wildcard ha subito un'impennata della volatilità di 500 punti percentuali, pertanto la sola volatilità impatta sul prezzo dei certificati di circa il 250%. Ora, ringraziando, cioè per fortuna, i certificati non possono andare in negativo e pertanto il prezzo non può andare sotto zero, però è il motivo per cui oggi quota 0, qualcosa. Quotano tutti i certificati 0, qualcosa o eventualmente un euro, perché la volatilità così alta sta portando i prezzi ad essere così bassi. Questo però deve essere anche un elemento di valutazione per capire che cosa può accadere. E così vengo alla tua domanda. Ora, quali sono le ipotesi possibili, naturalmente allo studio, e soprattutto quelle plausibili sulla base di quella che è la situazione attuale di Wirecard? Allora, nell'attesa che l'amministratore appunto vada a liquidare, eventualmente a vendere le attività redditizie e a liquidare quelle che chiaramente non valgono più nulla, il titolo continuerà a quotare sulla borsa tedesca. Difficilmente verrà delistato prima che venga nominato l'amministratore e che si vada a capire un po' qual è la vicenda, quali sono i contorni perfetti della vicenda. Pertanto c'è la possibilità concreta che il titolo possa continuare a quotare ancora sulla borsa tedesca. Detto questo, naturalmente tutto quello che stiamo raccontando è suscettibile di smentite già fra 10 minuti, perché se poi invece la BaFin decide di sospendere le negoziazioni per evitare speculazioni o picchi di volatilità, viene sospesa la contrattazione, ma questo non vuol dire, non implica che venga delistato il titolo. Ricordiamo una vicenda italiana come Monte Paschi, che è stato sospeso per 7 mesi e poi è ripartita in quotazione. Quindi un'eventuale sospensione non implicherebbe un delisting. Pertanto, fin tanto che non ci sarà il delisting dell'azione e quindi il fallimento con l'azzeramento e revoca dalle contrattazioni dell'azione sulla borsa tedesca, i certificati continueranno a quotare chiaramente i valori che abbiamo visto, che sono quelli residuali.
Pertanto, chi vuole naturalmente può continuare ad attendere perché in questo periodo chiaramente possono esserci eventuali sviluppi. Se invece il titolo viene delistato e quindi viene azzerato, a quel punto i certificati vengono delistati di conseguenza e rimborsati all'equo valore di mercato, che evidentemente è poco più di zero, se non forse addirittura zero. Quindi un eventuale delisting del titolo porterebbe di conseguenza un delisting delle azioni. C'è anche una terza possibilità, che è quella che chiaramente poi non si concretizzerebbe da qui all'estate, ma chiaramente con un po' più di tempo. L'amministratore, come dicevo prima, vende le attività redditizie, liquida quelle che non valgono più niente. Se rimane un po' di valore, dopo che sono stati liquidati i creditori, quindi non so quanto tempo ci potrà volere, l'azienda potrebbe a quel punto anche cambiare denominazione, anche perché Wirecard è un nome che non può rimanere più in vita. E se il titolo rimanesse in quotazione, a quel punto ci sarebbe forse spazio pure per una futura ripresa, però certo, se il certificato scade fra pochi mesi, probabilmente non si fa in tempo a beneficiare di questa cosa. L'ultima che mi sento per ora di escludere, ma che non è proprio impossibile, anche in considerazione del fatto che non solo la BaFin è stata accusata, ma anche il governo tedesco di non aver visto, e che così come ha fatto per Lufthansa, anche se quella chiaramente è un'attività di interesse nazionale, insomma una compagnia di bandiera, che magari il governo tedesco decida di entrare in soccorso e di fare qualcosa. Per ora la escludo, però certo, se questa fosse una strada percorribile, per quanto dal mio punto di vista anche poco corretta, perché se ti rendi responsabile di una frode, è giusto che tu paghi, però non è giusto che pagano i 5.000 dipendenti e tutti gli azionisti, tutti coloro che hanno investito. Quindi, ma magari fosse chiaramente questa possibilità. E questo chiaramente poi porterebbe evidentemente a una ripresa delle quotazioni e quindi i certificati continuerebbero a quotare. Una delle domande, e così arrivo alla tua domanda su cosa fare, una delle domande più ricorrenti è stata quella del appunto cosa fare oggi, in funzione del fatto che alcuni hanno il dubbio sull'eventuale certificazione delle minusvalenze. Allora, che si tratti di vendita a mercato o che il titolo certificato venga delistato e quindi liquidato anche con un importo pari a zero, in entrambi i casi porta una certificazione delle minusvalenze. Tra l'altro, rispetto ad esempio alla detenzione del titolo azionario Wirecard, la detenzione del certificato Wirecard porta anche a una conclusione decisamente più breve. Ad esempio, prima ho fatto riferimento a ciò che è accaduto a Parmalat. Parmalat a suo tempo rimase nei portafogli degli azionisti per anni. Perché? Perché non può essere scaricato dal portafoglio prima che si concluda la vicenda giudiziaria. Tra l'altro, chi è azionista Wirecard è bene che se le tenga le azioni, tanto venderle a 1 euro o praticamente liquidarle a 0 euro Certo. poco cambia. E, perché? Perché chiaramente rimanendo con le azioni in portafoglio si ha la possibilità di entrare, diciamo, nel novero dei creditori e quello, insomma, di entrare in una procedura di situazione di liquidazione. Pertanto, l'azionista farebbe bene a tenersene, chi ha il certificato invece potrebbe eventualmente decidere di chiuderlo subito in modo da ottenere subito la minusvalenza da far valere sulle plusvalenze future dei certificati o di attendere. Se eventualmente non ha urgenza di generare le minus, può attendere perché, ripetiamo, anche in caso di delisting o di rimborso all'equo valore di mercato, le minus verrebbero generate e quindi certificate nello stesso modo. Ti do un ultimo dato, che è un dato elaborato dal nostro ufficio studi del CERLAB, e può essere così, è una nota che dà la misura di quello che è stato l'impatto di Wirecard sul mondo dei certificati. Sono dati che sono stati elaborati dal nostro ufficio studi su dati di Borsa Italiana e Eurotlx. Questa settimana, e in particolare in maggior ragione nell'ultima giornata della settimana, gli investitori in certificati hanno deciso di liquidare le posizioni. Hanno perso 2 milioni e 952 mila euro. E questo come si calcola? Praticamente partendo da un teorico nominale di 100 mila euro, la liquidazione avvenuta a 0,10, 0,15 piuttosto che 1 euro ha portato alla liquidazione e alla maturazione di perdite di quasi 3 milioni di euro. Il problema è che in questo momento, come dicevo prima, i certificati Wirecard non sono proprio pochi e
e si stima che ci siano ancora circa 10 milioni di euro nominali nei portafogli degli investitori che non sono stati chiusi e liquidati in questa settimana, e questi naturalmente ad oggi comunque valgono poche centinaia di euro. Quindi se volessimo dare un numero dovremmo essere intorno ai 13 milioni di euro, insomma, spanne del danno subito dagli investitori in certificati Wirecard. Ok, Pierpaolo, ecco, abbiamo, aspetta che ti riprendo, eccoci, abbiamo ripercorso insieme, penso, insomma, uno delle vicende un po' più tortuose, no? Perché ricorderai che, come hai detto tu, non è che è da oggi un problema Wirecard, insomma, è emerso anche a febbraio, è ovvio che, insomma, nessuno si poteva attendere questo tipo di conclusioni. Insomma, abbiamo visto insieme tutti gli scenari possibili, diciamo che quello del governo, ecco, perdonami la battuta, mi sembra il più impensabile, anche se, insomma, sarebbe un investimento reputazionale, perché, come hai fatto bene a sottolineare più volte, la vicenda del Financial Times è davvero vergognosa, perché, insomma, lì erano emersi le prime criticità che poi furono anche oggetto di denunce. Ok, Pierpaolo, io concluderei qui, grazie del quadro completo, speriamo di aver dato un giusto contributo anche a una vicenda che ha interessato ben 41 certificati. Hai fatto bene anche a sottolineare una struttura che è il One Star di Exxon, che è l'unico che vuoi non vuoi è rimasto indenne proprio per la caratteristica peculiare di eliminare il peggiore del basket. Niente, io ti saluto, grazie come sempre di aver dedicato questo tempo per noi. Ci mancherebbe, continuate a seguirci, anche perché gli aggiornamenti saranno costanti anche sul nostro canale Telegram, pertanto continuate a seguire i nostri aggiornamenti. Grazie Giovanni, un saluto a tutti. Ok amici, questa settimana si è conclusa, come abbiamo visto per il mercato dei certificati di investimento non certo nel migliore dei modi. Vi auguro un buon weekend e un buon trading a tutti. Alla prossima settimana.